Buongiorno ragazzi, stiamo partendo da Badia, sono le 9:30 minuti e abbiamo un grado. Siamo diretti al Passo Gardena, che ci porterà giù a Canazei, dove poi proseguiremo per Ortisei. Faremo un pezzettino di autostrada per poi uscire in direzione Lago di Molveno. Questa è l'idea di itinerario di oggi durante il tragitto per il rientro verso casa. Ieri siamo riusciti a fare tutti i passi, li troverete nel video, i passi più belli di queste zone, il gruppo del Sella, il passo del Giao. Siamo arrivati anche al lago di Braies, che ahimè tutto ghiacciato, ovviamente il volume già si restringe essendo ghiacciato, ma poi si nota molto la mancanza d'acqua un po' dappertutto. Comunque giornata splendida, non c'è una nuvola e adesso andiamo sul Passo Gardena. Questo passo è il preferito di mio figlio Alessandro, dice che è il più bello, secondo lui questo è il più bello, ma perché proprio le rocce sono vicine, non so se si vede in camera, ma in linea d'aria saremo a 200 metri da questo costone di roccia, è proprio imponente. Poi la strada è bellissima, la vista a ogni tornante cambia e offre scenari davvero suggestivi, guardatela in fondo, che bello. Un paradiso ragazzi. Qua ci sono le piste da sci con le risalite e lì si vedono tutti i vari sciatori che vengono giù. Prudenza, faccio i tornanti con molta calma perché il sole comunque scalda, l'asfalto sembra addirittura messo meglio di ieri, l'abbiamo fatto anche ieri questo passo e si vedeva il luccicare del ghiaccio, invece oggi non lo vedo, sembra un po' più calda la giornata già alle prime ore del mattino. Non fidarsi perché dietro l'angolo può esserci un po' d'ombra o delle zone meno riscaldate che rimangono più fredde ed è un attimo scivolare. Però ragazzi, guardate che bello!
Che meraviglia! Spettacolare. E là in fondo si scorge il gruppo del Sella, che abbiamo fatto ieri il passo Sella, un altro passo meraviglioso. SS243, passo Gardena. Fantastico questo tratto di pista da sci che passa sotto la strada, fantastico. Proprio sul passo, 2137 metri ragazzi, di pura meraviglia. Eccoci qua. Che bello. Attacchiamo anche l'altra camera. Iniziamo la discesa verso Canazei. Davvero spettacolare, un patrimonio italiano di cui possiamo andare veramente fieri, un paradiso. Allora ragazzi, stiamo affrontando il punto più difficile della giornata di oggi, perché tutta questa strada, non so se la vedete da dove arriva in fondo la macchina con i fari, costeggia il massiccio del Passo Gardena ed è in ombra, rimane in ombra alla mattina e quindi è molto freddo. Siamo a 0 gradi, ma l'aria si sente che è molto più gelida. E questa neve che vedete al mio lato sinistro è diciamo pericolosa, infatti io adesso sto dietro al camper, perché se capita che si stacchino questi blocchi di neve e vengano sull'asfalto, ecco, non è piacevole. Quindi cerchiamo di stare ovviamente a debita distanza, ma vicino al camper, in modo da godere di protezione, perché sulle due ruote ovviamente si è molto più vulnerabili in queste situazioni. Comunque ragazzi, guardatela in fondo, che meraviglia. Cioè, qua anche se si stacca e muoio bene, dai, sono è una bella morte, sarebbe una bella morte. Che battuta da stronzo. Allora, di fronte a noi il gruppo del Sella, quello è il massiccio Sella, un'altra meraviglia, il Pordò, il Sella, qui partono altri passi stupendi, come vi ho detto anche nel video di ieri, ma stiamo ripercorrendo la stessa strada perché è la più breve e la più bella per arrivare poi sul lago di Molveno e il lago di Garda. Oggi vorrei fare un canyon particolare che si snoda tra il lago di Molveno e il lago di Garda. È un posto bellissimo, se riusciamo ci infiliamo in mezzo a quelle valli. Tornando verso Pavia, guardate quanta neve che c'è qua, incredibile, qua ci sarà un metro di neve. La strada è ovviamente messa male in questo tratto, è l'unico tratto brutto che ho trovato in Trentino, questa parte qua. Ok, torniamo alla luce del sole ragazzi, ah, come cambia la temperatura. Davvero si prendono subito 2-3 gradi. E voilà, il Sella. Che bello. Allora, siamo scesi dal Passo Gardena e stiamo passando per Ortisei. Una località davvero bellissima, cioè qua ci sono delle strutture, delle case meravigliose. La temperatura è tornata umana, 5 gradi. Ovviamente ragazzi, qua in Trentino pieno di autovelox, quindi 50 all'ora fisso, e devo dire che se fate questo itinerario qua dei passi sono fattibili in giornata, potete organizzare il giro e fare almeno 5 o 6 passi, perché ci si mette più o meno mezz'ora, 40 minuti a passo, si sale, si scende, sono attaccati uno con l'altro, quindi in una giornata comodamente si fanno 5 o 6 passi, uno più bello dell'altro.
E poi ovviamente, se si vuole, qua ci sono terme, ci sono tantissime altre intrattenimenti vari, altre soluzioni di intrattenimento. Il Trentino è una meraviglia. Adesso andiamo verso Bolzano, poi prenderemo l'autostrada e ci rivediamo al lago di Molveno. No, queste non sono più le Dolomiti, mi chiedeva mia figlia, siamo ancora a Dolomiti? Allora sì, può essere che qualche montagna qua in zona ancora sia dolomitica, di natura, di origine dolomitica, però ormai siamo fuori dal patrimonio UNESCO e da quello che è poi l'unico sito fossile esistente di una montagna che affiora dall'oceano in superficie. E poi ricordiamo che nelle Dolomiti ci sono oltre 18 cime che superano i 3000 metri, quindi sono uscite dal mare e di tanto, davvero stupende. Adesso siamo nella zona che da Ortisei porta a Bolzano, stiamo già costeggiando il meraviglioso fiume Adige, sopra di noi c'era l'autostrada del Brennero che svettava sinuosa sopra le nostre teste, eccola, adesso è passata a destra, la vedete, meravigliosa opera architettonica in mezzo a questa valle dell'Adige, davvero stupenda ragazzi, qua è tutto bellissimo. Si vedono un po' più bikers, adesso ci sono 12 gradi e siamo passati da 0 a 12, 0 a 12, Benetton. Io vorrei chiudere, farvi vedere direttamente Molveno, ma non smettono di esserci panorami bellissimi. Guardate qua, stiamo proprio costeggiando l'Adige, che ha un colore strepitoso, bellissimo. Cioè signori, qua è bella anche l'autostrada, guardate qua, un campanile in autostrada. Ragazzi, siamo usciti dall'autostrada, siamo in piena Val di Non, guardate quanti frutteti, soprattutto mele, nella meravigliosa Valle di Non. Adesso ci infiliamo in quel canyon là in fondo e andiamo verso il lago di Molveno e successivamente entreremo in una scavatura fra le montagne molto stretta che ci porta sul lago di Garda. Allora, abbiamo appena superato Fai della Paganella, siamo saliti dalla Val di Non, il nome Val di Non mi piace un sacco, di dove sei? Della Val di Non, è bellissimo, non so perché ma mi piace. Comunque giù c'erano 18 gradi, qua sopra ce ne sono 10, siamo risaliti in quota, saremo sopra i 1000 metri, località turistica La Paganella, appena superato l'impianto ovviamente senza neve, e adesso mancano circa 7 km a Molveno. La strada è bellissima, ci hanno appena superato un gruppo di bikers scatenati che andavano come i pazzi e già intuivo che la strada fosse davvero bella, infatti carreggiata larga, asfalto nuovo e tanta tanta bellezza alle nostre vedute. Che cazzo ho detto? Vabbè, avete capito. Qua sopra il massiccio dell'Adamello, stupendo. Proseguendo sopra c'è Madonna di Campiglio e Passo del Tonale, si arriva in Lombardia. Noi però stiamo scendendo dalla parte dei laghi perché non volevo fare autostrada fino al ritorno, c'è talmente tanta tanta bellezza da vedere che passa dal Trentino alla Lombardia, posti davvero magnifici. Qua siamo ad Andalo, altra località turistica, un paesotto un po' più grande, sempre molto caratteristico. Siamo ancora in Trentino. Ecco i bikers. Ovviamente sono tutti in singola,
tranne una coppia, no, sono tutti singoli senza bagagli, vanno come i matti questi. Io ovviamente ho dietro il mio figlio con i bagagli, non ci provo neanche a far la gara, anche se col V4 pelo di gas ti sto dietro tranquillo. Che strada meravigliosa, ragazzi, ci stiamo tuffando in un bosco, guardate che meraviglia, strada fantastica. Che bello. Molveno. Questo è un altro itinerario, ragazzi, che vi consiglio perché è davvero stupenda. Strada bellissima. Ecco di fronte a noi il lago di Molveno. Che spettacolo. Io non posso guardare. Oh, che meraviglia. È stupendo, ragazzi. Arrivandoci da qua sopra, da queste montagne, dal Trentino verso la Lombardia, è magnifico, davvero bellissimo. Bellissimo lago, veramente sorprendente, colori stupendi. Adesso proseguiamo e andiamo sul lago di Garda. Questo luogo non lo avevo mai visitato, perché rimane appena sopra il lago di Garda, qualche chilometro più su a nord, e quindi è sempre scomodo da raggiungere, nel senso che poi si arriva, noi della bassa Lombardia, quando arriviamo al lago di Garda non riusciamo a fare tutto il giro completo, e quindi adesso ho approfittato che arrivavamo da nord, perché comunque da Pavia a qua ci sono almeno 3 ore di strada buone, se non di più. Però ragazzi, che meraviglia, guardate che affaccio, wow, meraviglia, che colori.
Ragazzi, che strada meravigliosa, costeggiando il lago di Molveno si prosegue verso Ponte Arche, dove inizia un altro canyon, un'altra zona bellissima, e la strada qui è davvero stupenda, piena di bikers. Qua si fa un po' stretta, quindi bisogna andare ad agio, ma guardate che strada, è un sogno. Bellissimo. Allora ragazzi, siamo entrati nel parco dell'Adamello e del Brenta, sempre zona di Dolomiti, patrimonio UNESCO. Ovviamente sono diverse da quelle che abbiamo visto nei giorni scorsi, ma qua ci sono strade altrettanto emozionanti, davvero stupendi, paesaggi diversi ma altrettanto belli. Quindi se scendete dal Trentino, dalla zona di Bolzano, si esce in zona Val di Non, San Michele sotto Corna, si passa attraverso un pezzettino di Val di Non, attraverso i frutteti, i meleti, zone bellissime in questa pianura in mezzo alle rocce, e poi si sale per arrivare in queste che sono le prime Alpi della zona del Parco dell'Adamello. Qua ci sono paesaggi fantastici come il lago di Molveno, che non avevo mai visto, e ragazzi è qualcosa di spettacolare, ha dei colori tropicali, poi oggi la giornata ci aiuta, e la strada ovviamente è bellissima, davvero, come tutto il Trentino. Adesso proseguiamo e vediamo cosa ci riserva questa zona. Questa è la valle di cui vi parlavo, Passo del Ballino, che praticamente congiunge il lago di Molveno a quello di Garda. Arriveremo fra 5-6 km a riva del Garda, la città più in alto, più a nord sul lago. E poi costeggiamo tutto il lago e scendiamo verso Pavia. Guardate che valle meravigliosa. Si è alzato un vento fortissimo che veramente disturba la guida, però il panorama qua è veramente eccezionale. Ed eccoci in località Ballino. Ed ecco il canyon che si stringe sempre di più in mezzo a queste montagne, proprio sopra il lago di Garda. Alto Garda e Ledro. Qui siamo a Tenno. Bello che mettano i guardrail bassi per i motociclisti in queste zone, vedete, in ogni curva ci sono questi guardrail che aiutano in caso di scivolata a non incastrarsi sotto i guardrail, che spesso sono quelli che diventano letali, quei piantoni che vedete in basso, dovrebbero farli tutti protetti. Guardate che panorama, ragazzi, meraviglioso, strada fantastica. Qua sotto guardate che meraviglia, il lago di Ledro, dovrebbe essere Ledro questo qua. Questo è il lago di Tenno, ragazzi, retifico,
infatti mi pareva troppo piccolo per essere quello di Ledro. Anche qui non ci sono mai stato, zona nuova, bellissima. Proseguiamo, Riva del Garda, 9 km. Guardate là in fondo il lago di Garda. Che bello. Guardate ragazzi che spettacolo. Mozza fiato. Ed eccoci sotto il castello, ragazzi, che meraviglia. Chissà che vista che c'è da quel castello. Mamma mia, spettacolo. Ed eccoci sul lago di Garda. Siamo sulla Gardesana, oggi è molto mosso, c'è un vento, come vi dicevo, qua al nord del lago è spesso così, infatti ci sono un sacco di surfisti, windsurf, e stiamo entrando e uscendo da queste caverne meravigliose, queste gallerie scavate sul litorale del lago. Qui c'è un microclima, si è sviluppato un clima che è molto simile a quello mediterraneo, è pieno di ulivi, addirittura qua a Limone del Garda hanno trovato il sistema di coltivare limoni, in genere prettamente diciamo coltivabili a sud Italia, è famosa la Sicilia per i limoni, la Calabria. Ebbene, qua a Limone del Garda, in al confine tra Trentino e Lombardia, si coltivano i limoni sul Garda e sono spettacolari. Fanno un buonissimo olio, infatti è pieno di ulivi e i fiori, la fioritura è già avanzata qua, sembra che è già arrivata la primavera, proprio grazie a questo lago immenso, che ricordiamo è il lago più grande d'Italia e sembra veramente un mare. Adesso qua siamo nella parte alta dove si stringe fino a Riva del Garda, ma proseguendo vedremo come diventa praticamente acqua fino all'orizzonte. Bellissimo. Guardate come si è aperto. Davanti a noi una distesa d'acqua, immenso. Siamo appena entrati in Lombardia. Dal Trentino alla Lombardia. C'è un traffico come sempre qua su questa Gardesana, ma la faremo tutta da Riva fino a Salò. Che bello ragazzi. Allora, abbiamo superato Toscolano Maderno, ragazzi, splendido, veramente bellissimo il lago. Adesso a breve saremo a Salò e successivamente imbuchiamo l'autostrada Brescia e Pavia e poi andiamo a casa, ragazzi. Si conclude questa 3 giorni favolosa, veramente spettacolare, non potevamo chiedere di meglio a livello di meteo. A parte il primo giorno che abbiamo fatto bene a essere più prudenti, poi ci siamo goduti ieri e oggi. Io vi ringrazio, vi saluto e vi invito a mettere un like se il video vi sono piaciuti. Iscrivetevi se non l'avete ancora fatto, ci vediamo alle prossime avventure. Ciao ragazzi!